Buongiorno e ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento di Advisory Update, una puntata speciale dal titolo Brexit e Malta, la soluzione europea per gestori patrimoniali e wealth managers, una puntata realizzata da Le Fonti TV in collaborazione con Finance Malta e BOV Found Business. Era il 23 giugno del 2016 quando il referendum ha siglato la volontà del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea. Ebbene, da quel 2016 sono stati diversi i passaggi fino all'uscita effettiva nel gennaio 2020 e poi un anno intero per dialogare, per negoziare il famoso deal no deal rispetto a tutti i temi anche di natura commerciale. Ebbene, dal punto di vista finanziario, che è quello che ha le fonti TV in particolar modo interessa, questo ha comportato per numerosi operatori, fund managers, wealth managers, private equity, la necessità di riposizionarsi a livello europeo per proseguire la propria azione e la propria attività. Ebbene, in questo contesto sono ancora molti gli operatori, appunto, finanziari in UK alla ricerca di una apertura europea dopo l'avvento di Brexit e quindi alla ricerca di una soluzione, di una giurisdizione alternativa e ideale per riposizionare anche solo alcuni dei propri segmenti di business. Ecco, in tutto ciò Malta si presenta proprio come una giurisdizione che ha diversi vantaggi competitivi che andremo ad evidenziare, ad enucleare attraverso i diversi ospiti che si alterneranno in questa ora insieme. Forte di una naturale impostazione di matrice anglosassone che trova poi il riflesso più immediato in un framework normativo e nell'attività di vigilanza di un regolatore unico, il Malta Financial Services Authority, che avremo anche il piacere di avere proprio con noi, Malta si offre quindi come una soluzione ideale, competitiva, snella per questi operatori finanziari che necessitano di trovare oggi uno sbocco in Europa. Bene, direi di passare direttamente la parola al primo dei nostri ospiti per andare più nel dettaglio rispetto a questi vantaggi. Ho infatti il piacere di introdurre in collegamento Andrea Nurchi, Senior Manager Business Development di Finance Malta, che è l'ente pubblico-privato che propone iniziative di promozione di Malta come centro finanziario internazionale. Buongiorno e benvenuto, Andrea. Buongiorno Alessia, è un piacere essere qua con voi. Allora, ne parlavamo prima, con lei vogliamo evidenziare quali sono appunto i fattori di successo che consentono alla giurisdizione maltese di posizionarsi in modo altamente competitivo a livello europeo come piazza appunto alternativa anche a quelle più tradizionali, magari anche di fama maggiormente riconosciuta. E quali sono poi nel concreto le caratteristiche più appetibili che Malta può offrire ai gestori patrimoniali che cercano una soluzione per le loro esigenze? Sì, allora, concedimi innanzitutto qualche secondo per presentare Finance Malta. Finance Malta è un'iniziativa pubblico-privata che è stata istituita nel 2007 per promuovere Malta come centro internazionale per i servizi finanziari. Siamo una fondazione senza fine di lucro, con oltre 200 membri che operano nei vari settori dei servizi finanziari, tra RWA, fondi, asset management, assicurazioni, banche, fintech, eccetera. I servizi finanziari sono uno dei pilastri dell'economia maltese, che è molto diversificata, che include turismo, ingegneria di precisione, educazione, servizi marittimi, aviazione. Per esempio anche la gaming è molto sviluppato. Come si dice in inglese, Malta è molto business oriented e questa caratteristica è sostenuta da un sistema di infrastrutture che consente di sviluppare diverse idee di business per gli operatori. Dal punto di vista dei mercati di riferimento, il Regno Unito è un paese a cui Malta è fortemente legata per una moltitudine di motivi. E senza dubbio il fattore Brexit porta delle opportunità per Malta come giurisdizione. C'è un punto su questo che voglio chiarire: la proposta di Malta non è un tentativo di shippare business al Regno Unito.
Siamo consapevoli che la Brexit ha creato per determinate aziende la necessità di trovare una soluzione ad alcune problematiche e Malta può rappresentare una soluzione ideale per numerosi motivi. Innanzitutto c'è l'aspetto europeo. Malta fa parte dell'Unione Europea dal 2004 e fa parte dell'area euro dal 2008. Alla luce di questi due elementi, ovviamente Malta si propone come soluzione ideale per quegli operatori che necessitano di trovare uno sbocco in Europa. Questo contesto europeo è accompagnato anche da una serie di oltre 80 trattati bilaterali sulla doppia tassazione. Vi è poi ovviamente l'aspetto linguistico. L'inglese è una lingua ufficiale a Malta, tutte le leggi sono redatte sia in maltese che in inglese e per quanto riguarda il settore dei servizi finanziari è proprio la versione inglese che viene utilizzata nel caso, per esempio, di piccole differenze, di piccole sfumature legate all'interpretazione dei testi. Quindi la legge di riferimento è la versione inglese. Rimanendo, parlando sempre di lingue, credo che sia anche opportuno sottolineare che a Malta l'italiano è particolarmente diffuso, è parlato da una consistente parte della popolazione, quindi c'è anche il vantaggio dal punto di vista della lingua italiana. Un altro aspetto molto importante è quello legato ai costi, che sono comunque decisamente competitivi rispetto alle altre giurisdizioni europee per i servizi finanziari. Se pensiamo per esempio ad una startup, il seed capital consentirebbe una pianificazione delle operazioni che a parità di risorse sarebbe molto di più lungo respiro rispetto a quanto accadrebbe in altri paesi europei. In parallelo con i costi c'è la qualità della vita, per esempio 300 giorni di sole all'anno, la possibilità di vivere tutto l'anno praticamente all'aria aperta per via del clima, che è molto mite a Malta, nel Mediterraneo, l'educazione in inglese, quindi un luogo adatto anche a crescere i propri figli. E questo è uno dei fattori che i professionisti del settore prendono in considerazione nel momento in cui devono decidere dove andare a vivere e lavorare come expat. In aggiunta, essendo Malta un paese di piccole dimensioni, ha un sistema snello, agile, un sistema che è comunque votato all'innovazione in diversi settori e sono sicuro che chi interverrà dopo di me approfondirà questo punto, perché in un mercato relativamente omogeneo come quello europeo, ovviamente la capacità innovativa può fare la differenza. Malta ha anche l'abilità di adattarsi velocemente ad una regolamentazione che è costantemente in evoluzione. A proposito di regolamentazione, bisogna anche sottolineare come il regolatore maltese, l'autorità per i servizi finanziari, sia estremamente disponibile ad un confronto con gli operatori, a differenza di altre giurisdizioni in cui tali scambi non sono neanche immaginabili. Proprio oggi ne avremo appunto la prova, dato che il regolatore maltese contribuirà alla nostra discussione. Alessia, io non vorrei dilungarmi troppo, spero di aver fornito un buon punto di partenza. Questa ovviamente è una breve introduzione molto generale, quindi lascio i dettagli agli esperti che seguiranno. Grazie Andrea per averci introdotto ad alcuni dei vantaggi appunto offerti dalla giurisdizione maltese, ovviamente con un focus sull'ambito finanziario, e ti ringrazio anche per aver dato il cosiddetto assist, come si suol dire anche in gergo giornalistico, a quello che sarà il nostro prossimo ospite. Infatti ho il piacere di introdurre, la state anche vedendo, Giulia Gaddari, che è Analyst Strategy, Policy and Innovation nel Malta Financial Services Authority, quindi rappresentante del regolatore maltese. Buongiorno Giulia, grazie per essere qui con Buongiorno noi. Alessia, grazie per Buongiorno. l'invito. Quindi diciamo ci congediamo con Andrea Nurchi per proseguire appunto il nostro viaggio anche attraverso Malta e le sue opportunità. Giulia, con lei ovviamente ci focalizzeremo sul ruolo del regolatore maltese, che come ha già anticipato Andrea Nurchi,
svolge un ruolo chiave anche rispetto al successo di Malta come centro internazionale per i servizi finanziari, ancora più specificatamente come domicilio in Europa per la strutturazione di fondi comuni di investimento. E infatti so che lei poi ce ne parlerà in maniera più approfondita. Quello che vorrei chiederle è in che modo si pone il regolatore nei confronti appunto dei gestori patrimoniali che scelgono Malta come giurisdizione alternativa e guardando proprio agli operatori UK a seguito di Brexit, quali sono i tratti più significativi che consentono all'isola di presentarsi per questi player come una soluzione ideale. Ecco, certo. Allora sì, infatti come ha detto già Andrea, non ripeterò insomma i punti principali di vantaggio della giurisdizione, è stato piuttosto esaustivo, vorrei infatti focalizzarmi più sull'aspetto del regolatore. Prima di tutto qualche cenno proprio sull'approccio regolamentare di MFSA, del regolatore maltese, sulla regolamentazione dei fondi. Intanto tutti gli asset manager e fondi sono soggetti a regolamentazione, anche se, come vedremo tra poco, in alcuni casi questa regolamentazione è minima, quindi sono prodotti molto flessibili. Inoltre la regolamentazione pone molta enfasi sull'esperienza, in generale l'idoneità di coloro che gestiscono un fondo e che lo finanziano, come gli shareholder, i beneficial owners, quindi il regolatore si deve accertare, come si dice qua a Malta, della fitness and properness dell'individuo prima di approvarlo. E poi un impianto regolamentare cosiddetto risk-based, nel senso che prevedibilmente lo scrutinio applicato su un fondo dipende molto dalle autorità che il fondo si propone di intraprendere. Per esempio un fondo che investe un fondo plain vanilla che è rivolto a clienti professionali non avrà lo stesso livello di scrutinio da parte del regolatore di uno che adotta magari strategie più aggressive o rischiose ed è rivolto a clienti retail. Inoltre il punto appunto che già ha menzionato Andrea che voglio sottolineare, MFSA incentiva un dialogo continuo con gli enti supervisionati. In generale MFSA è un regolatore piuttosto accessibile, complice ovviamente anche la ridotta dimensione del paese. Questo fa davvero la differenza sia in tutto l'application process, cioè l'iter che porta eventualmente al rilascio della licenza, però è anche un vantaggio nel senso che poi è relativamente facile presentare MFSA determinate istanze, problemi o suggerimenti da parte del settore. Ora vorrei velocemente dare una panoramica dei fondi regolamentati a Malta, in particolare quelli che, non essendo aperti a clienti retail, ovviamente presentano la maggiore flessibilità e quindi possono essere più di interesse in questo caso. In questa categoria abbiamo tre frameworks principali: il Professional Investor Fund, l'Alternative Investment Fund e il cosiddetto Notified Alternative Investment Fund. Tutti e tre hanno piena flessibilità per quanto riguarda le forme legali che possono assumere, cioè possono essere strutturati come SICAV o piuttosto come Limited Partnership, Unit Trust, possono essere Contractual Fund, c'è un'estrema flessibilità sotto questo punto di vista. I primi due, il Professional Investor Fund e l'Alternative Investment Fund, sono soggetti al rilascio di una vera e propria licenza da parte di MFSA e quindi hanno ovviamente un livello di controllo e di requisiti maggiore. Entrambi possono essere autogestiti piuttosto che gestiti da un manager esterno, che nel caso dell'Alternative Investment Fund, come sappiamo, deve essere un cosiddetto full AIFM, quindi che ha una licenza ai sensi dell'AFMD. Invece per quanto riguarda i Professional Investor Fund, questi devono essere gestiti da un de minimis AIFM stabilito in Europa, ovvero un manager che si avvale dall'esenzione da praticamente tutti i requisiti della direttiva secondo l'articolo 3 dell'AFMD. Il Professional Investor Fund offre molta flessibilità sia per quanto riguarda l'investment strategy, nel senso che non c'è alcuna restrizione né per quanto riguarda gli asset su cui investire, né per quello che per esempio concerne i limiti al leverage. Però è anche molto flessibile in quanto non prevede obbligatoriamente la nomina di service providers, come per esempio può essere l'amministratore di un fondo, il cui ruolo può essere svolto dal manager, e non prevede la nomina del depositario, ovviamente a patto che il fondo sia adeguatamente organizzato per quello che poi riguarda la custodia degli asset. Il Professional Investor Fund è aperto a una
particolare categoria di high net worth investors, che si chiamano qua Malte qualifying investors, e non può usufruire dei passporting rights, quindi non può essere commercializzato tramite passporting dell'AFMD in tutti gli altri paesi d'Europa, ma il marketing può sempre avvenire a seconda dei requisiti nazionali del paese, diciamo, di destinazione tramite il National Private Placement Regime, quindi c'è il modo di commercializzarlo all'estero. L'Alternative Investment Fund invece è ovviamente una struttura un pochino più standardizzata, prevede requisiti più stringenti dettati dall'AFMD, però come il Professional Investor Fund non prevede restrizioni agli investimenti ammissibili, a meno che non sia aperto a clienti retail. Deve necessariamente avere un depositario, se rivolto ai clienti professionali, inoltre si avvale del passaporto in tutti gli altri paesi dello spazio economico europeo. E qui invece veniamo ai cosiddetti Notified Dave, che sono un prodotto, un framework che hanno avuto notevole successo, in particolare perché sono una soluzione molto valida in termini di time to market, nel senso che possono essere stabiliti in 10 giorni lavorativi tramite una notifica e non tramite licenza MFSA. La notifica viene data da parte del manager che andrà a gestire il cosiddetto NAIF. Questi quindi non sono fondi soggetti a licenza e l'intera idea dietro a questo framework è quella proprio di fare affidamento sullo status regolamentato del manager, che appunto deve essere un full AIFM, e sui numerosi requisiti di varia natura che il manager, a cui il manager deve sottostare ai sensi dell'AIFMD. In questo modo, da parte nostra del regolatore, è possibile possibile applicare uno scrutinio meno rigido sul fondo al momento della notifica, mantenendo però ovviamente alti standard di supervisione del manager e rendendo il manager stesso interamente responsabile per quanto riguarda il rispetto di tutti i necessari requisiti da parte del fondo. Per cui questo regime consente di stabilire in un lasso di tempo molto breve un fondo che gode però della possibilità di essere commercializzato negli altri stati europei grazie al passaporto garantito dall'AFMD. E questo tempo è particolarmente breve, soprattutto se comparato a quello necessario per acquisire una normale licenza per Alternative Investment Fund. Al momento voglio dire che il regime che regola il Notified Dave prevede restrizioni per quanto riguarda l'investment strategy che il fondo può perseguire, che per ora è limitato a MiFID Instruments, può essere private equity, real estate, pochi altri non financial assets che vengono decisi da MFSA di volta in volta, però è in corso proprio in queste settimane una revisione del framework che, tra le altre cose, consentirà ai NAIF di perseguire ogni investment strategy con l'eccezione della concessione di prestiti. Quindi questo regime verrà notevolmente ampliato e questa revisione dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane, una cosa abbastanza imminente. Invece non mi soffermerò molto su retail funds, nel senso che questi sono retail AIFs e UCITS. Non mi soffermo molto nel senso che le strutture sono molto simili a quelli di cui ho già parlato, con l'aggiunta di molteplici restrizioni sugli investimenti che questi fondi possono perseguire. In particolare poi gli UCITS ormai sono un fondo molto standardizzato. Vorrei però concludere, perché penso possa essere molto più di interesse, con un veloce aggiornamento sulle iniziative su cui MFSA sta lavorando per quanto riguarda questo settore. Infatti, nell'ultimo anno l'asset management in generale è diventata una delle priorità assolute per MFSA, che si sta focalizzando nell'implementazione di iniziative che vogliono rilanciare il settore, soprattutto renderlo più efficiente e attrattivo anche a livello internazionale. Da un lato c'è stato tutto un esercizio per capire le criticità dei framework attuali, dei procedimenti interni al regolatore e in generale per accogliere le varie istanze del settore in merito. Dall'altra sono anche però state identificate nuove soluzioni regolamentari, come per esempio potenzialmente nuovi framework, che potrebbero dare beneficio all'intero settore dei fondi. A questo proposito, nelle prossime settimane verrà pubblicata una consultazione per quanto riguarda l'asset management strategy che MFSA intende portare avanti, che da un lato appunto chiederà il feedback dell'industry su diverse tematiche e iniziative che includono anche sustainable finance, fintech, che comunque è un settore in cui l'MFSA è molto attivo e adesso sta cercando di spingerlo molto dal punto di vista dell'asset management.
Però intende anche illustrare un po' la direzione presa finora per rendere gli attuali regimi normativi più accessibili ed efficienti, senza ovviamente andare a scapito della qualità della regolamentazione, che è sempre un po' il trade-off del regolatore. In particolare, a parte la revisione del Notify Dave, di cui ho parlato poco fa, volevo segnalare che c'è stato tutto un lavoro di revisione per quanto riguarda il cosiddetto authorization process, cioè appunto l'iter che porta eventualmente al rilascio della licenza. Questa revisione si è focalizzata sull'efficientamento del processo, sulla digitalizzazione, appunto tramite un aggiornamento di application form e anche della quantità di documenti che devono essere presentati nel momento in cui si richiede un'autorizzazione, in maniera tale, insomma, che il focus regolamentare sia più che sull'autorizzazione, sull'effettiva supervisione a favore ovviamente di un'autorizzazione più snella e più efficiente. Per cui vi invito a darci il vostro feedback sulla consultazione una volta che sarà insomma uscito a breve. E niente, vi ringrazio, insomma, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille a Giulia Gaddari per averci dato questo quadro anche approfondito su quelli che sono gli strumenti maltesi e anche degli aggiornamenti rispetto a tutto il tema, come prima accennava anche Andrea Nurchi, dell'innovazione su cui Malta è sempre particolarmente attenta e anche sui temi legati agli investimenti ESG sostenibili che sono stati anche oggetto tra l'altro di una tavola rotonda all'interno della nostra Asset Management TV Week a cui BOV stessa aveva preso parte dando qualche indicazione nel merito. Io ringrazio nuovamente Giulia Gaddari, Analyst Strategy, Policy and Innovation del Malta Financial Services Authority. Grazie ancora per essere stata Grazie. qui con noi. Grazie a voi. Adesso qualche secondo e poi riprendiamo appunto con il dibattito attraverso questa volta un talk tra Alessandro Corno e Joseph Camilleri per andare ad evidenziare quelle che sono le esigenze maturate dagli operatori private equity e wealth managers post-Brexit e quella che in concreto può essere l'offerta maltese. Ma restate con noi. Ben ritrovati con questa tavola rotonda dedicata a Brexit e Malta, la soluzione europea per gestori patrimoniali e private equity. Come accennato nella prima parte di questa puntata, adesso entriamo nel vivo attraverso un dialogo tra gli ospiti che tra poco vi introdurrò per comprendere quali sono effettivamente le esigenze, le necessità, le problematiche degli operatori finanziari UK post-Brexit e quali possono essere le soluzioni che Malta offre per questi operatori. Ma lasciatemi introdurre i nostri ospiti. Alessandro Corno, founder e managing partner di Alma, e Joseph Camilleri, Executive Head Business Development and Support Wealth Management di Bank of Valletta. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Buongiorno Alessia, buongiorno a tutti quelli che ascoltano e anche a Giorgio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche a te Alessandro e Alessia, e grazie per questa ulteriore opportunità ovviamente di presentarci al tuo pubblico. Grazie a entrambi, ci ritroviamo questa volta però appunto con questo focus ovviamente legato al post-Brexit. Io partirei subito dall'avvocato Corno. Quali sono le esigenze emerse dal suo osservatorio privilegiato da parte appunto di gestori patrimoniali, fund managers e private equity operanti in UK a seguito di Brexit? Grazie per la domanda. Io ovviamente, diciamo, avendo un angolo di visuale dell'avvocato e soprattutto dell'avvocato italiano, parlerò soprattutto, diciamo, della clientela su Londra, però diciamo con un forte accento meneghino. Stiamo comunque parlando di una platea storicamente importante. Fammi partire con una considerazione. Per arrivare poi alle esigenze, perché qualche ascoltatore si chiederà come mai ci preoccupiamo oggi, a più di 5 anni dal referendum e a Brexit,
politicamente e giuridicamente completata, perché ci preoccupiamo di questo tema. La verità è che per tutta una serie di fattori, sicuramente ha inciso anche il periodo pandemico, ma per come si è comunque sviluppata Brexit, come sono andati i negoziati, per una certa forma quasi di negazionismo di Brexit, c'è ancora uno scalone, uno scalino importante di riparametrazione dei mercati finanziari, in particolare sugli asset class alternative post-Brexit. Non ci dimentichiamo che, per fare degli esempi molto visibili, la stessa borsa italiana, che aveva una fase di gestione post-Brexit, la stessa borsa italiana non è riuscita a gestire una transizione nei tempi previsti dall'ordinamento, perché di questi giorni ho la fusione finale con Euronext. E il mercato degli alternativi ha seguito questo trend, sono pochissimi i soggetti di questo tipo di finanza, cosa ben diversa sono i grandi operatori retail, ma sulla parte alternativa molti hanno aspettato l'ultimo minuto e anzi oggi che siamo ben oltre i tempi supplementari ancora devono prendere delle decisioni definitive. Le esigenze da questo punto di vista non sono diverse rispetto a quelle che si palesavano 2 o 3 anni fa, ma è venuto il momento di prendere delle decisioni. Mai il quadro è chiaro, non si torna indietro. Io ovviamente ho un punto privilegiato di osservazione soprattutto sulla parte fondi di investimento. E qua la mia primissima valutazione è quella che c'è comunque la volontà di continuare pur con dei soggetti che non sono più armonizzati, delle società di gestione che fino all'altro ieri avremmo chiamato IFM e oggi sono gestori di fondi o sono financial advisors, quindi ieri le avremmo chiamate l'equivalente delle SIM, continuare comunque a trovare dei setup che consentano di gestire dalla propria casa strutture di investimento che però possano beneficiare pienamente dall'armonizzazione. E qui la trend più evidente è quello di beneficiare di gestione in delega. Infatti. Infatti proprio le gestioni in delega sono un aspetto chiave di Malta, tra l'altro, vero Avvocato Corno? Sì, principalmente di Malta, che si muove all'interno del quadro dell'IFMD. L'IFMD consente ai singoli stati di fare, cerchiamo di renderlo in termini non troppo tecnici, ma comprensibili per chi ascolta, l'IFMD consente a ogni stato di fare una valutazione di equivalenza, e cioè dire ok, tu puoi venire a gestire nel mio paese è armonizzato un fondo se io come regolatore, in questo caso l'MFSI, valuto che nel tuo paese UE sei comunque soggetto a norme, vincoli e una vigilanza analoga ai miei gestori. Se è così, allora ti consentirò il regime di delega di gestire. Ora, mentre è evidente a tutti, chiunque voglia leggere comunque il periodo di transizione di Brexit con un po' di onestà intellettuale, che l'equivalenza sugli intermediari inglesi c'è, perché fino all'altro ieri erano soggetti alle stesse norme. Alcuni paesi europei hanno fatto questa scelta e Malta in questo ha una posizione privilegiata, vuoi per storia, vuoi perché anche un paese che in parte accoglie la common law, questo paese lo lascerò dire sicuramente meglio Joseph, però questa equivalenza l'ha fatta
e quindi sia con, diciamo, una struttura triangolare, scusate la geometria, quindi fondo maltese, gestore esterno maltese, soggetto delegato, sia anche con strutture più semplici, quindi per esempio un soggetto maltese autogestito, contemporaneamente prodotto e gestore, chi ha una management company a Londra o un soggetto vigilato a Londra sa che su Malta il regime di delega può andare avanti a gestire il suo prodotto armonizzato europeo. Ecco, già l'avvocato Corno ci ha fornito diversi elementi che passo anche a Giuseppe Camilleri facendo un'aggiunta. Prima anche dalle parole dell'avvocato Corno si evidenziava come non tutti i player finanziari UK hanno, diciamo, assorbito Brexit allo stesso modo. Allora quali sono quelli a cui si rivolge maggiormente Malta e si confà maggiormente la soluzione maltese? Sì, grazie Alessia. In effetti sì, l'avvocato ha già dato qualche esempio pratico di esempi reali che noi abbiamo visto strutturarsi a Malta. Secondo me, per indirizzare la domanda, è sempre giusto dare un po' il contesto storico. Ovviamente Malta è entrata a presentarsi al mondo esterno quale giurisdizione per i servizi finanziari, per gestioni patrimoniali e per strutturazioni di fondi relativamente in tempi più recenti rispetto ad altri stati. Ovviamente quando Malta si è presentata, altre giurisdizioni comunitarie non erano già ben collaudati nel fornire le loro infrastrutture regolatorie, legali e anche fisici per consentire a questo settore per crescere nei propri stati. Malta, ovviamente quando è entrata essa stessa in questo contesto, ha trovato già che Lussemburgo era molto forte, per esempio, sul settore retail. Abbiamo visto che c'erano tanti hedge funds, fondi alternativi, che si erano strutturati da parte anche di operatori inglesi nelle isole Cayman o nel Channel Islands. Il private equity che era molto forte in Irlanda. Anche per quanto riguarda i service providers, molti gestori a Londra, piuttosto che administrators, fund administrators, a Dublino. E perciò abbiamo trovato un mercato già super affollato con varie realtà sia nell'UE ma anche fuori. Malta doveva per forza ritagliare il suo spazio per poter ovviamente offrire qualcosa, magari di diverso, magari con qualche elemento migliorativo rispetto ad altri in alcuni settori. In effetti è quello che Malta ha fatto, ha guardato cosa c'era sul mercato e ha tentato ovviamente di inserirsi in quegli spazi che ha identificato come potevano essere di beneficio a operatori che potevano usufruire di questo. Questo non vale solamente a quello che a Malta ha fatto già anni prima della sua entrata nell'UE, perché Malta si era presentata come giurisdizione per i fondi già prima dell'entrata in UE. L'ha fatto anche dopo, quando la Gran Bretagna ha deciso di ovviamente proseguire con questa idea della Brexit. E ovviamente la Brexit ha impattato il settore delle gestioni patrimoniali a Londra, ma non tutti allo stesso modo. Ovviamente c'erano e ci sono tuttora vari operatori, come dicevo prima, che gestivano e gestiscono tuttora fondi Cayman alternativi, i quali non usufruivano del passaporto comunitario, e perciò la Brexit non ha significato niente per quanto riguarda l'eventuale passporting, perché erano già in fuorigioco, se posso usare un termine calcistico, per poter fare la raccolta sul territorio europeo. Comunque c'erano altri operatori, ovviamente nel settore retail, ma più che altro, almeno questa è la nostra esperienza, nel settore alternativo,
che avevano accesso al mercato comunitario in quanto erano full scope AFINs, che avevano delle strutture proprie che potevano loro ovviamente distribuire, fare raccolta su tutto il territorio. Queste società ovviamente si sono trovate in una situazione dove dovevano prendere delle decisioni importanti. Cosa fare? Traslocare, chiudere tutta l'operatività e traslocare con tutto il personale da Londra a Francoforte piuttosto che Parigi, piuttosto che altrove, e strutturare una nuova società nel territorio UE, così avrà avuto accesso al mercato avendo un'altra società autorizzata in uno stato comunitario, oppure magari trovare qualche soluzione un po' più friendly, un po' meno pesante di quello che possono essere le altre decisioni che ho detto prima. Basta dire anche se uno dovesse pensare a quello che stiamo vedendo tra la Gran Bretagna e la Francia sulla pesca, per esempio, lì il confronto è abbastanza acceso. Perché? Perché ovviamente questi grandi stati fanno concorrenza sullo stesso livello. Malta non ha avuto lo stesso approccio. Quello che ha fatto, ha tentato di presentarsi come uno strumento di mercato per consentire ad operatori britannici di mantenere le proprie attività sul proprio territorio e usufruendo di infrastrutture regolatorie e legali sul territorio per consentirgli di poter proseguire con la loro attività di accedere al mercato, il mercato comunitario. E noi in effetti, se magari Alessia puoi mostrare la slide che avevamo preparato, sì. In effetti abbiamo visto in questi anni che il numero di fondi continua a crescere anno dopo anno, con una forte presenza ormai, e stiamo vedendo in modo continuativo la crescita di questa realtà, dei notified apes. Stiamo parlando del settore alternativo che ricade sotto il settore AIFMD, perciò sono fondi che possono essere passportizzati, hanno il diritto del passporting su tutto il territorio, devono essere gestite da parte di un full scope AIFM. Ovviamente Londra, la Gran Bretagna essendo fuori, dovevano trovare soluzioni, come dicevo prima, traslocare, fare un setup nuovo, ex novo, in uno stato comunitario, oppure usufruire magari di qualche Manco Platform Services che ci sono in vari stati. Non stiamo dicendo che questo si trova solamente sul territorio maltese, ma Malta ha identificato questo spazio come posizionamento di forza per noi, in quanto viste anche le caratteristiche di Malta. Noi siamo una piccola isola, la popolazione è quella che è, il numero di professionisti che ci lavorano sono tanti, ma comunque sono limitati ovviamente rispetto alle dimensioni nostre. Perciò quello che Malta voleva raggiungere non era tanto come magari spingevano i tedeschi piuttosto che i francesi per far traslocare questi grandi operatori di venire nelle loro piazze, ma di mantenere il proprio operato dove era e usufruire delle infrastrutture già collaudate sul territorio. Di questi ci sono, che sono anche inglesi stessi che hanno strutturato dei Manco Platforms a Malta per le proprie esigenze, ma anche per fornire servizi anche ai soggetti terzi. Oggigiorno ci sono vari soggetti di questo genere e in effetti stiamo vedendo che i Professional Investor Funds continuano ad essere una presenza cospicua permanente sul territorio. Stiamo parlando di fondi alternativi che sono al di sotto della soglia dell'AIFMD. Malta, questo è uno spazio che aveva ritagliato per sé già agli inizi, che quando Malta è entrata nel settore dei fondi, perché ha ritenuto che in un contesto comunitario potevamo proporre delle soluzioni simili a quelli che offrono in zone offshore, cioè c'è la snellezza e la facilità di strutturare dei fondi
su un territorio che in effetti è anche comunitario. E infatti, perciò, che poi questo è anche un tema che affronteremo anche dopo, questo della snellezza che vi rende anche insomma, più appetibili e più competitivi rispetto magari anche piazze più blasonate. Ma ci torniamo tra pochissimo. Io vorrei ritornare dall'Avvocato Corno sulla base anche già di dei tanti elementi portati alla discussione da Joseph Camilleri per identificare degli altri trend che lui appunto ha identificato. Ad esempio penso a quegli intermediari UK con prodotti non UK già prima di Brexit, per cui Malta che ruolo può svolgere? Sì, esatto, alla fine se vogliamo c'è un'altra prospettiva. Benissimo quello che si diceva prima e peraltro illustrato poi in maniera approfondita anche da Joseph. Chiaro, per operatori più piccoli la primissima esigenza è quella che dicevo, poter operare da casa, vedendolo ovviamente come un avvocato comunitario, questo in particolare può essere risolto con la delega. Se guardiamo invece a una platea già un pochettino più evoluta, sempre di gestori alternativi, abbiamo un'altra esigenza, e cioè quella di mettere ordine alle operazioni europee. Ormai abbiamo 10 anni di attuazione della IFMD, il tempo vola quando ci si diverte, sono già 10 anni e per vari motivi e per fortuna la direttiva è stata implementata nelle principali in maniera molto efficiente. Ogni paese ha protetto un po' alcuni interessi e quindi oggi ci troviamo con un mercato che giustamente vede gli operatori più evoluti presenti non solo a casa propria ma in altri paesi. Per esempio, quasi tutte le giurisdizioni continentali hanno dei fondi real estate protettivi. Se vuoi un fondo real estate e vuoi che non sia tassato o vuoi che sia tassato in maniera premiale, e real estate in Italia, fai un fondo italiano, o real estate in Francia, fai un SP francese, o è a Madrid e fai un fondo spagnolo. O anche asset class dove ci sono dei temi di tutela, penso al private debt, è un'apertura che c'è stata in Europa importante. Quindi gli operatori più evoluti inglesi si trovavano, come forse una volta si usava nelle barzellette, con un fondo tedesco, un fondo francese, un fondo italiano, per esigenze ovviamente di mercato, esigenze di efficienza, esigenze legate ai loro investitori. Oggi si trovano senza la manco, erano strutture stellari, erano strutture che facevano sempre riferimento a Londra perché potevano essere gestiti direttamente da Londra. Oggi per questo tipo di situazione qui Malta può offrire, diciamo, sia da un punto di vista proprio di offerta di servizi, può offrire una serie di IFM o super manco attrezzate che si possono portare in casa queste cose, però offre anche la possibilità a questi soggetti di implementare il proprio IFM, vederselo autorizzato pienamente e essere una delle giurisdizioni, non l'unica come diceva Joseph, che però può dire a un operatore metti la tua hub europeo qui a Malta. Infatti tornerei da Joseph proprio per entrare nel merito proprio di queste due modalità. Abbiamo parlato prima della gestione in delega e poi adesso proprio della gestione to-cure da parte maltese. Quali sono i vantaggi e come funzionano? Perdonatemi se utilizzo questo termine. Ok, qua volevo fare un punto per quanto riguarda, per poi collegarmi con la tua domanda. L'impatto della Brexit su operatori britannici e come Malta si è presentata per
indirizzare alcune problematiche con delle soluzioni alternative, ma dico che le sfide non erano solamente dalla parte inglese. La Gran Bretagna era un alleato molto importante per Malta, e con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, Malta ha perso un alleato importante col quale c'era sintonia col modo di pensiero maltese e c'era un'alleanza, direi, abbastanza forte. Ma avendo perso ovviamente questa alleanza, il centro del potere della comunità europea si è traslocato verso ovviamente Berlino e Parigi. E questo ha significato che da allora, dall'uscita della Gran Bretagna dall'UE, Malta è stata sotto uno scrutinio più accurato da parte di enti internazionali, nonché anche dalla Moneyval e anche dalla FATF. E questo ha significato che Malta, per assicurarsi di poter mantenere una posizione di forza nel settore dei servizi finanziari, doveva rivedere molti legacy, circostanze di legato, di come, che ne so, eleggere il Presidente della Repubblica, scegliere il capo della polizia, nominare la magistratura, tutte queste che erano da decenni un sistema decennale che era ben radicato sullo psico maltese, come funzionava il sistema Malta. Con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, Malta si è trovata un po' sotto uno scrutinio, diciamo, più dettagliato. E per questo Malta in questi due anni ha fatto delle riforme maggiori in tutti questi settori per allinearsi con un modello, diciamo, più continentale. Questo ha significato che il test della Moneyval Malta l'ha superato, le indicazioni sono anche dell'FATF che Malta supera anche questo test, e Malta ormai è pronta per riscattarsi e per riposizionarsi al centro di quello che faceva prima. In effetti, per venire alla tua domanda, Alessia, qua stiamo parlando di delega di gestione piuttosto che attività gestionali sul territorio a pieno titolo. Malta non era e non è la soluzione per tutti i mali del mondo e non ha la risposta per tutte le problematiche che si possono chiedere. Ma sicuramente, avendo fatto un'analisi di quali sono le nostre limitazioni, vuoi geografiche, come sai, il fatto che siamo un'isola, il fatto che siamo alla periferia dell'Unione Europea, geograficamente, anche la popolazione, se vogliamo, Malta ha strutturato delle infrastrutture che rendono fattibili vari progetti. Dalla Gran Bretagna rimane un mercato molto importante per noi, il concetto della Manco l'abbiamo già indirizzato in questa intervista, la strutturazione di entità, oggigiorno abbiamo anche quello che chiamiamo i RIC, Recognized Incorporated Cell Companies, che addirittura è un passo oltre la Manco, perché la Manco uno usufruisce dei servizi di soggetti terzi, ma su una RICC in effetti avrà la propria struttura in una struttura, diciamo, più ampia che ospita soggetti diversi, i quali, qualora volessero staccarsi e avere la propria entità, possono farlo in modo molto celere e con delle sicurezze legali, perché la normativa, la legge prevede per questa possibilità di avere degli incorporated cells in una struttura che si staccano per andare a correre da soli, qualora ovviamente il soggetto decide di dover fare. Infatti, Joseph, è proprio su questo aspetto che già avevamo introdotto e anticipato prima, vorrei passare la parola all'avvocato Corno, perché citavamo, appunto, non c'è evidentemente solo Malta, ci sono altre giurisdizioni che vuoi per blasone, pensiamo a un Lussemburgo, vuoi anche per vicinanza come l'Irlanda,
sono state considerate, però in termini di celerità e di snellezza procedurale, senza però dimenticare mai il rigore, rispetto a Malta, casi concreti che forse l'avvocato Cano ci può anche testimoniare, hanno trovato qualche difficoltà e quindi a maggior ragione forse l'opzione maltese risulta più vantaggiosa. Sì, e questo viene proprio dall'esperienza, ma secondo me è un aspetto altrettanto importante rispetto all'offerta di servizi e l'offerta di soluzioni. È chiaro, poi ci saranno mille temi che si svilupperanno in relazione a Brexit nel medio lungo, però in questa fase un po' tardiva, ma di transitoria, di transizione, quindi di spostamento, i tre ordinamenti che sono più, come posso dire, friendly nei confronti dei fondi, hanno ciascuno pensato delle soluzioni. Questo riprende una cosa che stava correttamente, secondo me, indicando Joseph, delle soluzioni per attrarre la clientela UK post-Brexit. E in questo ovviamente l'operatività, la possibilità di fare le cose contemporaneamente, rapidamente, ma ovviamente secondo le best practice che si confanno comunque a una piattaforma armonizzata, regolata UE. Joseph giustamente stava parlando dei fondi non regolati, di Cayman, delle isole della Manica, che continuano a essere ovviamente molto utilizzate dalla clientela nordamericana, dalla clientela asiatica, hanno fatto passi da gigante in tema di trasparenza, ma non sono equiparabili ai mercati regolamentati UE, che è l'unico sistema macroeconomico che si è dato una best practice così. Quindi qualsiasi paese che vuole attrarre clientela in quell'ambito lì deve sì fare veloce, ma non deve tagliare gli angoli. E in questo, in Lussemburgo e in Irlanda, oggi molti clienti assistono con un certo grado di difficoltà, soprattutto a un aspetto, e cioè quello del KYC, del Know Your Customer, del Client Intake e dell'attività delle verifiche antiriciclaggio e di classificazione. Sono tutte cruciali, ma che sono attività di processo. La verifica di un indirizzo, la bolletta, ci siamo passati tutti, ci passiamo quando apriamo un conto corrente, e non è tanto diverso fare un fondo multibillion. Sì, sono conti correnti probabilmente più ampi, ma è lo stesso processo. Quindi tutti i service provider lo devono fare, e oggi per esempio in Lussemburgo, in Irlanda, costituire una società, sempre il primo passo ovviamente per la finanziarizzazione, costituire una società può essere un processo che richiede, non per questioni notarili, non per questioni, per fortuna, degli avvocati, difendiamo la categoria, è giusto, ma difenderla, perché no, soprattutto dal punto di vista di KYC richiede settimane e crea un po' di frustrazione, perché è una cosa, quella sulle verifiche antiriciclaggio, che ha anche dei risvolti sottilmente preoccupanti, perché uno aspetta 3 settimane e inizia a pensare, oddio, che cosa avrò mai fatto, quando semplicemente è il back office di una grande banca, il back office di una IFM, che semplicemente ne sta facendo troppe in quel momento lì. Per me, nella nostra esperienza con Malta, questo è un aspetto che viene gestito bene su tutti e due i piatti della bilancia. Non è che viene fatto in maniera superficiale, ma c'è proprio un approccio client oriented, service oriented, che oggi
elimina almeno questo elemento di frustrazione, che si capisce, già c'è la pandemia, già uno ha dovuto subire la Brexit, se deve anche subire queste cose qua, un po' si scoraggia. Infatti, e quindi da qui appunto il fatto di coniugare a questa snellezza procedurale, poi lo diremo anche costi competitivi, senza appunto dimenticare il rigore che deve esserci sempre. Quindi questo un po' per sintetizzare anche quanto detto dall'avvocato Corno. Ritornerei a questo punto da Joseph Camilleri proprio per ricapitolare un po' a questo punto quelli che sono i vantaggi che offre Malta agli operatori UK post Brexit, così da insomma tirare un po' le fila di questo viaggio che abbiamo fatto in questa ora insieme. Sì, sì, grazie. In effetti i vantaggi di Malta non sono necessariamente solamente interessanti per operatori britannici, perché ovviamente se si parla di snellezza nelle procedure per approvazione di fondi nuovi piuttosto che avviare società di gestione sul territorio, ovviamente quello lo possono usufruire tutti, non solamente gli inglesi. Idem per quanto riguarda i costi abbordabili, costi molto competitivi rispetto ad altre giurisdizioni. Indubbiamente per quanto riguarda la Gran Bretagna, ovviamente il fatto che c'è questo legame storico lungo 150 anni, ove Malta era una colonia inglese per così tanti anni, questo ovviamente ha significato che c'erano ovviamente dei rapporti economici, politici, sociali, anche militari ai tempi. Oggigiorno Malta è neutrale, non ha delle basi militari sul territorio, ma tutto questo ovviamente ha rafforzato questo legame, il che mette Malta in una posizione interessante, importante, accanto forse all'Irlanda, in quanto anche la lingua inglese è lingua ufficiale, dato che anche tutte le leggi sono pubblicate in entrambe le lingue, il maltese e l'inglese, e per quanto riguarda tutto il settore del business il testo inglese è quello che prevale, perciò dà delle certezze, diciamo, ad investitori internazionali che possono constatare cosa c'è scritto in inglese, perché l'interpretazione che prevale è proprio quella. C'è anche da dire che a Malta, avendo strutturato il settore dei fondi per attirare operatori da nazioni diverse, ha fatto sì che i fondi sul territorio possono nascere in forme legali diverse. La SICAV è il modello più utilizzato, direi. Ma oltre alla SICAV c'è ovviamente anche i contractual funds, un contesto molto utilizzato per esempio in Italia. Per quanto riguarda il private equity, si era parlato del private equity in Inghilterra, li strutturano nella forma di limited partnerships, e anche a Malta abbiamo la possibilità di strutturare fondi, perché la normativa lo prevede, anche la legge lo prevede, che fondi possono essere strutturati nella forma di limited partnerships, come anche unit trust funds. Perciò ci sono forme legali diverse per consentire ad operatori internazionali di utilizzare, di scegliere quella forma legale che li è più, diciamo più vicino. Ovviamente l'approccio pro business del regolatore l'abbiamo citato varie volte, lo continuiamo a citare per due motivi. In primis perché dobbiamo constatare quello che è vero. Il regolatore maltese in effetti ha questo friendly approach and accessibility, cioè l'accessibilità ad operatori è facile per avere un appuntamento con l'alta dirigenza del regolatore per discutere di progetti eccetera, perciò dobbiamo dirlo perché è uno stato di fatto. E in secondo luogo è importante continuare a dirlo perché c'è sempre qualcuno nuovo che non l'avrà sentito prima, perciò è giusto che io qua mi ripeto un po'. Direi che sì, abbiamo detto i costi, i tempi, la celerità con la quale si strutturano dei fondi senza ovviamente compromettere sulla rigorosità, sulla robustezza delle normative e dei controlli che bisognerebbe fare. C'è anche un evolution naturale che si fanno, immagino, tutti le autorità vigilanti, un programma di digitalizzazione molto ampio da parte dell'MFSA, il che continua a
garantire un'efficienza maggiore in tutto l'iter per eventuali approvazioni che si chiedono al regolatore maltese. Perciò credo che siamo pronti a riscattarci, siamo stati abbastanza, direi, bravi col gestire della pandemia, siamo oltre il 65% della popolazione già vaccinata. Questo mese saranno richiamati a vaccinarsi quelli che hanno 16 anni in più, perciò siamo veramente alla fine di questo incubo che abbiamo tutto vissuti. Siamo pronti per aprire anche il turismo, che comincia il primo giugno, e anche per il settore finanziario, essendo uno dei pilastri economici della nostra economia, visto tutte le riforme che ci sono successe, siamo pronti per riscattarci. Eh sì, è così, e su queste immagini e parole di riscatto e di necessità che facciamo anche nostre, perché anche qui in Italia la volontà è tanta di sentire, di tornare a quella che non è una normalità vera e propria, però è una post-normalità probabilmente, sì. Ma vogliamo assolutamente farci carico di questo slancio. Anche rispetto, qui parlavamo anche di Brexit, si sa tutto il post-Brexit che cosa ha portato, ma le soluzioni abbiamo cercato di evidenziarle anche per tutti quegli operatori, non solo ovviamente Brexit e UK, ma oggi diciamo il focus era questo, per insomma dare dei messaggi concreti. Richiamo ovviamente i nostri telespettatori, qualora avessero anche necessità di approfondire sia attraverso le fonti sia attraverso BOV, Fan Business e Finance Malta, appunto di avere ulteriori ragguagli in merito e dettagli. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, quindi ringrazio nuovamente l'avvocato Alessandro Corno, founder and managing partner di Alma, grazie mille, e Joseph Camilleri, executive head business development and support wealth management di Bank of Valletta. Grazie tante. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito in questo appuntamento su Brexit e Malta. Non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV.